un barbiere, un cantante e una faccia insaponata. Sì, sì, bene ragazzi, ora termino di farmi la barba e poi andiamo a casa mia, eh? Così parliamo con tranquillità, va bene? A casa c'era il suo ritratto, 3 metri per 1, e c'erano lui, suo padre, che è un pittore della domenica e al tempo stesso poeta dadaista, sua madre, scrittrice, e sua sorella, che esegue delicati lavori in ceramica, una famiglia di artisti. E c'era anche un pianoforte, scordato. Senti, scusa Tony se ti interrompo. Vorrei ripercorrere con te, seppur velocemente, la tua non certamente lunga, ma comunque densa storia della tua vita e della tua carriera. Me lo permetti? Sì. Ecco, allora, innanzitutto, dove è stata la prima volta che ti sei esibito? Dunque, la prima volta che mi sono esibito è a 6 anni. Come Cucciolo in Biancaneve e i 7 nani. Come Cucciolo in, sì, Biancaneve e i 7 nani. Beh, sono passati molti anni, ma sì. Esattamente dove sei nato tu? Okay, io sono nato a Milano. A Milano, a Porta Ticinese. Porta Ticinese, dove fa da sfondo il Naviglio con i barconi che vanno avanti e indietro, e i sabbioni, i silos, eccetera, e anche le colonne di San Lorenzo, dove io giocavo da ragazzino. Dopo questa manzoniana descrizione del Naviglio, rinunziamo a ripercorrere. Diciamo solo che Tony Renis ha vinto Canzonissima. Gli industriali del disco affermano che vincerà anche a Sanremo. E per dimostrare che hanno ragione, lo faranno vincere.